Un regalo per me? Una sorpresa? Sì, sì, non vedo l'ora di aprirla. Un dito morto! Ma strega, leggi il bigliettino. Ah, sì, sì, il biglietto. Vediamo un po'. Leggo. Strega, spero di non averti spaventata. Sorridi, dai, è una bella giornata. Siamo ad Halloween, è la tua festa, ma leggi il biglietto e fai la svelta. Non è un dito umano, né stregato, è un antipasto sfizioso che può essere mangiato. Nel foglio ti allego la ricetta. Prova anche tu a cucinare le dita, ma fai in fretta. Ricetta? Ah, sì, sì. Ci sono gli ingredienti per cucinarlo. Ma allora, è un antipasto da mangiare. Scopriamoli insieme gli ingredienti. Leggiamo quindi insieme gli ingredienti per preparare 10-12 dita mozzate. Allora abbiamo 20 g di maizena, 30 g di formaggio grana grattugiato, 30 g di burro, 45 g di semola rimacinata di grano duro, poi 5 g di concentrato di pomodoro, mezza bustina di lievito istantaneo, 20 ml circa di latte e un pizzico di sale. Ma prepariamoli insieme. Iniziamo con la preparazione delle dita mozzate. In una bowl mettiamo prima tutti gli ingredienti secchi, ovvero il formaggio grana, la semola rimacinata, la maizena. Invece della maizena potete utilizzare anche della fecola di patate se vi trovate meglio. E poi anche del lievito istantaneo. E mescoliamo per bene. Adesso sciogliamo il concentrato di pomodoro nel latte leggermente intiepidito. Così daremo anche una colorazione rosea al nostro impasto che assomiglierà moltissimo alle dita umane. Adesso prendiamo le nostre polveri. Versiamo il latte con il concentrato di pomodoro all'interno e poi abbiamo anche sciolto il burro al microonde, versiamo anche quello, tiriamo giù bene tutto e poi mescoliamo fino a formare un impasto bello compatto. Ecco, adesso abbiamo anche impastato la nostra pasta, abbiamo ottenuto una pallina. Prima non vi ho detto una cosa, naturalmente io la davo per scontata, comunque all'interno dell'impasto abbiamo aggiunto anche un pizzichino di sale, indispensabile, insomma, per dare una certa sapidità al composto, anche se troviamo già il formaggio grana, quindi non abbondate con il sale. Adesso l'impasto è pronto, possiamo avvolgerlo all'interno di un foglio di pellicola trasparente e lasciarlo riposare per circa 30 minuti. Dopo mezz'oretta possiamo pure procedere con la preparazione delle dita. Allora, dall'impasto ho rimosso un filoncino di circa, insomma, 6-8 cm e cominciamo con le mani a formare un filoncino un po' più regolare. Magari tagliamo qui la parte in eccesso e un'estremità la prepariamo per accogliere una mandorla, che ci servirà come unghia, vedete? Così, magari con le dita schiacciamo, diamo un po' la forma di un dito, perfetto così. Adesso, con il coltello, costruiamo le pieghe del dito. Però, visto che è un dito mozzato, ci servono anche dei vermetti che escono. Che cosa fare? Abbiamo tagliato a metà dei pinoli. Adesso possiamo inserirli anche nell'estremità opposta alla mandorla, così come sto facendo adesso. E il nostro dito è pronto. Abbiamo anche foderato una piastra con la carta da forno e adesso possiamo andare a disporre il nostro dito sulla piastra e continuiamo in questo modo fino ad esaurire tutto l'impasto. Sto sistemando l'ultimo dito. Eccoli qui, 12, quindi due mani più due dita. E adesso andiamo ad infornarli alla temperatura di 180 gradi a forno già caldo per 10, massimo 12 minuti. Pensate ad una cenetta che inizia proprio con queste dita mozzate. Si prospetterà una serata da brivido.